un incontro con la Telco per chiarire la questione, la vicenda degli stalli, sul numero degli stalli, com'è andata? È andata bene perché ci siamo chiariti su alcuni aspetti. La Telcop ha evidenziato la mancanza di alcuni stalli in città, anche perché la città è dinamica, la città utilizza gli spazi pubblici in diverso modo. Ad esempio c'è stata adesso la necessità in Piazza Verdi di occupare con delle strutture per quanto riguarda il mercato che si faceva lì ogni giorno perché il mercato è chiuso. Ho chiesto alla Telcop di rendicontare questi stalli mancanti e per vedere poi alla fine i debiti e i crediti. Sappiamo che da un po' di tempo c'è in atto una un'interlocuzione tra comune e cooperativa per dei debiti pregressi da parte della Telcop. Alla fine si faranno dei conteggi adeguati rispetto a chi deve dare l'uno all'altro. Quindi un incontro positivo? Assolutamente sì, noi teniamo molto a Telcop e soprattutto alle autorità della Telcop, dove abbiamo ribadito l'impegno attraverso i prossimi atti con le gare che stiamo portando avanti, il progetto in modo particolare del riempiego di tutti i 26 lavoratori a tempo pieno, con chi prossimamente dovrà andare a gestire i parcheggi di questa città. Ma c'è ancora speranza per la Telcop di partecipare alla gara, potendo fare un'offerta? Si è parlato di un'offerta migliore magari? Ma assolutamente sì, cioè, il project è una gara dove tutti i soggetti che hanno titolo possono partecipare e fare delle offerte. Chi ha offerte migliori le può presentare, perché l'offerta approvata in Consiglio Comunale qualche mese fa può essere solamente migliorabile.